Ovviamente è molto importante che questa sera il PDL nasce in questo paese importante degli Alburni, tre consiglieri comunali che hanno deciso insieme di rilanciare non soltanto un partito ma anche un'idea politica. Peraltro lo fanno anche con una propositività, con un tema importante che sia quello dello sviluppo enogastronomico, rurale e quindi con una antica tradizione che parte da un'eccellenza del territorio ma anche con quello della viabilità. La provincia del centro-sinistra per 20 anni ha promesso la Fondovalle Calore, ha sprecato tanti soldi, un'occasione importante. Noi non abbiamo la bacchetta magica, ma in 6 mesi abbiamo dato un là preciso e oggi iniziamo a guardare con un traguardo nuovo e con speranze diverse. Questo progetto è ambizioso, importante non soltanto per l'Alto Calore, ma per l'intera provincia. Noi in questa campagna elettorale abbiamo detto che lo sviluppo del territorio di tutta la provincia di Salerno passa per un riagganciamento della parte meridionale della provincia a Salerno e alla zona nord, che è la zona più popolosa e anche la zona che ha difficoltà a decollare, a svilupparsi economicamente, che importa, esporta aziende in altre parti d'Italia, mentre invece potrebbero trovare posto in questa parte della provincia, una zona che quindi può dare occasioni di sviluppo, non soltanto sulle eccellenze ordinarie e storiche, che sono il turismo, come ho detto prima, e lo sviluppo agricolo e enogastronomico, ma che ovviamente in presenza di una marginalità geografica diventa impossibile da realizzare, ma anche sul piano industriale, con l'insediamento di piccole e medie imprese che nella zona nord non hanno più suolo industriale, sicuramente può essere un'occasione di rilancio alla grande, non soltanto della zona sud della provincia, ma anche dell'intero territorio provinciale.